Ciao a tutti, questo è il mio primo video, sono Erika, sono una studentessa di lingue orientali a Venezia, cioè studio cinese, la mia lingua e cultura cinese, e ho provato a fare una specie di mini vlog di febbraio per portarvi un po' a lezione con me, eccetera, e anche a lavoro, perché lavoro in un cinema, e insomma, vi lascio al video. Sono arrivata e fa un freddo cane, vabbè, però non è il freddo, è l'umidità, adesso piango anche e ho preso la mia scorciatoia e diciamo che la chiamiamo la strada del carcere perché c'è il carcere qua a fianco, adesso faccio una roba. Cioè letteralmente qua c'è un asilo e qua c'è il carcere, cioè io boh. Allora, adesso sono a un mercatino dell'usato a farmi il giretto e non c'è un granché, però vi mostro un po' in giro. E adesso sono tipo le 8:15 e sto cercando di sistemare un po' qualche appunto che ho preso oggi e prima che cominci Sanremo, perché è la settimana santa e non posso portarmi in nessun momento, a parte quando cantano Renganek, Irama e qui ti la pausa pipì proprio, ok. Adesso cerco di sistemarli un pochino, se vedete qui il traduttore non perché baro, ma perché essendo che studio cinese mi voglio mettere il pinyin sotto le diverse frasi, insomma. Allora, oggi sono venuta tipo a lezione per fare una lezione solo di 1 ora e mezza, quindi vorrei tanto ammazzarmi perché mi sono dovuta svegliare presto per una lezione. Però dai, si fa tutto. Valutiamo se vale la pena farla sta lezione oppure no. Nel caso, prossime settimane diminuiranno le lezioni per me. Adesso sono al lavoro. Lavoro in un cinema, sono in ufficio per adesso perché sono tutti entrati per vedere gli ultimi spettacoli, quindi io sto qui e intanto mi guardo Sanremo, che adesso è in muto perché devo parlare, però sto guardando Sanremo, insomma. Però gli vuole bene, tanto bene, però gli vuole bene, tanto bene. Così, e io ho detto: guarda Margherita, già che hai pensato a me, io stavo già resuscitando.
Allora, ieri che era sabato, non ho filmato niente perché avevo da fare, dovevo andare anche a lavorare tutto e c'era la finale di Sanremo, insomma, quindi mi sono totalmente dimenticata. Oggi è domenica e mi sto incamminando che mi vengono a prendere per andare, insomma, da mia nonna e così, e poi dovrò andare a lavoro. Non mi ricordo neanche a che ora, infatti dopo dovrò guardare la programmazione per verificare, però insomma sì, così. Allora, adesso siamo tipo lunedì mattina e visto che insomma io a luglio dovrei laurearmi, tipo, ok? E ora anche di iniziare a scrivere un po' la tesi e sto scrivendo l'introduzione praticamente. Alla fine li ho presi tutti tipo col Kindle perché non avevo voglia di pagare così tanto per i libri. E tipo sto usando Se si gira. Ah, questo. Perché essenzialmente faccio sta tesi sulle donne nel cinema cinese, più o meno sarà questo il titolo, però insomma questo. Allora, sono preparate tutto adesso, ok? Cosa è successo? Sciopero, sciopero ovviamente dei treni. E io come ci arrivo a lezione? Con il treno. Tutti i treni annullati fino allora, fino a dove sono arrivata era fino alle 13.04. Però comunque 13.04 sarei arrivata alle 2.30, la lezione comincia alle 2. Ora che arrivo in sede ci metto 20 minuti, cioè cosa arrivavo? Che mi mancavano 45 minuti di lezione. Alla fine non sono andata. E vabbè, mi manderanno gli appunti, pazienza. Vabbè. Allora, io adesso sono al lavoro. Dopo stamattina che sono andata alla lezione, avevo due lezioni, quindi ci sta, e il brutto è che c'era il carnevale a Venezia, quindi c'era tanto di quella gente, mi ha fatto vedere nervoso, però vabbè, oggi siamo aperti, ma secondo me non ci sarà un cane, perché saranno tutti a giostre, per carnevale, roba così, siamo un turno di carnevale, insomma, e boh, sono qua. Direi Marco Del Lungo per me è il suo settimo ottavo posto contro il Cara per il predetto passo. Allora, è sera e visto che è uscito un film di Saverio Costanzo, ho deciso di andarlo a vedere, l'italiano, non lo so. Insomma, è finalmente l'alba e adesso mi sto incamminando da sola. Prima volta che vado a vedermi un film da sola nella mia vita e vediamo come va, magari è bellissimo. Non un pub, ci sono solo io.
Allora, ammetto che è un giorno del cazzo per venire al cinema durante la settimana, ok? Però non mi aspettavo di essere da sola. Tutto per me. Magari sto a casa e volevo andare a casa e chiudere prima, invece ci sono io a rompere le palle. Vabbè. Allora, a Finlandia mi sono fermata letteralmente il 20 febbraio, però è la prima volta che faccio un video così. Quindi direi che ho resistito anche tanto. Va bene così, però, per questa volta, sì? Vabbè, insomma, se vi piace, scrivetemelo, che ne faccio altri. Poi a marzo, io comunque vado una settimana a Londra, quindi penso che forse filmerò qualcosa. Dico forse perché non ne ho idea se farò qualcosa. E insomma così. Scrivete se vi è piaciuto questo vlog e ci vediamo al prossimo video.